Collini, si riparte per una nuova stagione, lei anche quest'anno alla guida del Pescara, sembrava che dovesse esserci qualche mese fa il divorzio, poi invece c'è stato il rinnovo, tutti felici e contenti. No, cioè, sembrava che dovesse esserci il divorzio, non lo so. I rumors, così diceva. Ah, i rumors. Ma no, tanto noi ogni anno si decide, si insieme, perché poi quando non c'è più... Non il feeling, quando il rapporto si esaurisce, il programma si è esaurito, noi dopo 2 anni, 5-6 finali avevamo già fatto, diciamo, no? un percorso compiuto, e quindi si è pensato di sedersi e di vedere un po'. La società ha inteso provare a ricominciare ancora un altro nuovo biennio o un anno almeno con un nuovo roster con me, e io sono contento. Vedremo se riusciremo a ripetere quello che abbiamo fatto in questi 2 anni passati. Si riparte con una formazione comunque di valore, c'è stato anche qualche ritorno a Pescara, e si parte con quali obiettivi, Collini? Innanzitutto non ci sono ritorni, io, per me un giocatore è sempre rinnovato, anche chi stava già qua o ha la mentalità di costruzione di una nuova stagione dentro la testa o altrimenti non è. E quindi non è un giocatore, quindi anche se ha già giocato qua, per esempio Duarte qui è un giocatore nuovo che dovrà dimostrarmi e dimostrarsi di essere meritevole di indossare la maglia comunque di una società che in questo momento vuole traguardi alti. A proposito di traguardi alti, quali sono le dirette concorrenti del Pescara nella prossima stagione? Vogliamo brevemente presentare il campionato di Serie A? Quest'anno ci sono molte squadre, a differenza degli ultimi anni, che hanno delle ambizioni massimali. Diciamo che lo scudetto d'estate va al Caos e alla Questa Pone, che hanno due squadre complete, completissime dal punto di vista dell'equilibrio, hanno rinnovato, hanno fatto delle cose importantissime e questo gli viene riconosciuto. Ma la Luparense stessa ha una squadra formidabile e credo che bisognerà rispettarla molto, perché le ambizioni del presidente di quella società, che ricordo è quella più titolata, sono sempre le massime. Poi ci siamo noi, e anche non bisogna dimenticare la struttura ormai diciamo mentale del Rieti, che ormai è acquisito di diritto alle alte sfere e che combatterà anche sul fronte della Champions e sarà la detentrice della Winter Cup. Quindi queste sono un po' le squadre.